cercato di riprodurre la situazione del problema. Qui abbiamo Francesco che prende il sole, lui a distanza un metro da ciascun lato. Deve percorrere 2 metri in una qualsiasi direzione bendato, quindi o così, così. Insomma, sono questa circonferenza che ho disegnato a raggio 2 metri. Allora, il problema è qual è la probabilità che Francesco finisca in acqua. Allora, è ovvio che Francesco non finisce in acqua se percorre questa zona qui, diciamo, questa, mentre finisce in acqua se percorre la zona restante. Allora, qui abbiamo mezzo triangolo equilatero, praticamente questo, visto che questo misura 2 metri, questo lato 1 metro. Allora, quest'angolo qui possiamo dire tranquillamente che misura 60 gradi. Ragionamento analogo per quest'angolo. Questo qui è un angolo retto di 90 gradi. Allora, i casi favorevoli affinché finisca in acqua, cioè i nostri casi favorevoli, sono 90 più 60 più 60, cioè 210 gradi, diviso l'intera circonferenza che sono 360 gradi. Quindi 21/36, quindi 7/12. Questa è la probabilità. Il numero 8 è molto semplice, può essere risolto con una semplice illustrazione. Vedete, qui abbiamo la nostra vasca riempita e sappiamo che il primo rubinetto ci mette 24 minuti. Se a metà, quando, cioè dopo 12 minuti, io apro il secondo rubinetto, è ovvio che i due rubinetti aperti concorrono ciascuno a riempire la vasca per metà quantità, quindi in tutto impiegano 6 minuti, cioè la metà di 12 minuti. Quindi 12 più 6 fa 18 e la soluzione... In un'isola vivono due categorie di persone, no? Ci sono i cavalieri, quelli che dicono sempre la verità, e poi ci sono i furfanti che dicono sempre le bugie. Ad un banchetto ci sono 9 tavoli, quindi ci facciamo il nostro bel tavolo tondo, perché alla fine della consegna lo dice che sono tutti tondi. Ci sono 9 tavoli con 3 persone. Noi adesso queste 3 persone le mettiamo in verde, top, 1, 2 e 3. Eccoci qua. Poi, che cos'è che abbiamo? 8 tavoli. 8 tavoli, sempre tondi. Una volta con 4 persone. Si va in ordine, prima 3, poi 4, poi 5, poi 6. Infatti qua dice 5 tavoli con 5 persone, allora 1, 2, 3, 4 e 5. E poi abbiamo 10 tavoli da 6 persone. Noi non sappiamo adesso chi è furfante, chi è cavaliere, però in sostanza il testo ci dice che dobbiamo trovare il numero minimo di furfanti, no? Di quelli che dicono il falso. Vediamo se ho fatto giusto, oppure mi sono dimenticato. Ognuno afferma che le altre due persone di fianco appartengono a categorie diverse. Quindi se abbiamo qua un cavaliere, questo deve essere un cavaliere e questo deve essere furfante, perché appartengono a due categorie diverse, perché il cavaliere dice il vero. Se invece qua ci mettiamo un furfante, o qua sono tutte e due cavalieri o sono tutte e due furfanti, quindi dice il falso. Adesso torniamo indietro. Allora, qui basta andare un po' per esclusione, diciamo. Partiamo dal caso massimo, in cui abbiamo 3 furfanti per ogni tavolo, questi 9 tavoli. E io che cos'è che faccio? Segno con il punto blu quelli che potrebbero essere i cavalieri. Se io mi ci metto un cavaliere qua, per esempio, adesso faccio tutto un po' a caso, no, per fare, qui noto già subito che ci sono un po' di errori. Prima di tutto, i furfanti dicono il vero, ma non deve essere così.
E poi il cavaliere dice il falso perché ha due furfanti della stessa categoria di fianco. Quindi che cosa che faccio? Ci metto un altro cavaliere qui, toh. E così la situazione si ribalta completamente e raggiungiamo la perfezione massima. Qui abbiamo un cavaliere che dice la verità, perché cosa ridete? Perché abbiamo i due, qua un ladro e qua un cavaliere. Abbiamo il furfante qua invece, che anche lui dice il falso, perché ha due cavalieri di fianco, e poi sto cavaliere che dice la verità. Quindi, boh, abbiamo un furfante, qui uno, e lo andiamo a moltiplicare per i 9 tavoli. Quindi abbiamo 9 tavoli con un furfante. E fin qua ci siamo. Perfetto. Poi passiamo all'otto. Qua faccio lo stesso lavoro, stesso identico. Provo a metterci, non so, un cavaliere, ma qua noto che non va bene, no? Perché questo cavaliere comunque dice il falso, ma dovrebbe dire il vero. Ci proviamo, non so, a mettere un cavaliere qua. Però anche qui non è che vada tanto bene, perché abbiamo i due furfanti che comunque dicono il vero, ma dovrebbero dire il falso. Stessa cosa per qui, abbiamo qua un furfante che dice il falso. Possiamo provarle tutte, però l'unica soluzione è il caso massimo, in cui abbiamo 4 furfanti nello stesso Quindi tavolo. Abbiamo in sostanza 4 furfanti per 8 tavoli. Passiamo ai 5 tavoli qui. Abbiamo sempre i nostri 5 furfanti, proviamo a fare lo stesso ragionamento. Adesso non mi dilungo troppo, provo a fare 2 prove. Se io mi ci metto a fare, per esempio, così, abbiamo sto furfante che dice il vero, perché ha due categorie opposte, quindi non va bene. Posso provarle tutte, come in questo caso qui, però alla fine avremo sempre il caso massimo, con 5 furfanti, tutti che dicono il falso. E quindi in sostanza anche qui per 5 tavole abbiamo 5 furfanti, passiamo al 10 che è il più figo e interessante. Perché? Com'è che funziona qua? Riprendiamo lo stesso ragionamento di tutti gli altri, quindi boh, ci metto un cavaliere qui, ad ogni cavaliere ci devo mettere accanto un altro cavaliere, toh, così dice il vero, però questo furfante a sto punto dirà il vero, ma deve dire il falso. Quindi qua ci metto un altro cavaliere. Così questo furfante qua può dire il falso e faccio la stessa cosa qui. Così questo cavaliere può dire il vero. E qua raggiungiamo una situazione di equilibrio perché abbiamo anche questo furfante qua che sta dicendo il falso e in sostanza abbiamo 2 furfanti per 10 tavoli. Molto semplice, basta fare poi una somma di tutti i tavoli e di tutti questi 4 prodotti e la soluzione sarà semplicemente 86. Finito, facilissimo. Allora, qui ci sono dei teoremi per risolvere questo problema proprio di geometria, e cioè in questo triangolo vi dà la misura dei lati e vi dà queste bisettrici. C'è un teorema che dipende cosa ricordate dalla seconda, che si chiama teorema della bisettrice e dice questo. Che se una bisettrice divide il lato opposto, la divide in parti proporzionali ai due lati. È chiaro? Quindi io cosa dico? Che questa bisettrice divide questo die, questo segmento die, in due parti, in cui questo lo possiamo chiamare 13x e questo qui lo possiamo chiamare 21x, cioè DF è 13x, F è 21x. Questo vuol dire proporzionali ai due lati. Quindi sto usando la stessa costante x di proporzionalità. Se invece faccio la stessa cosa con questa bisettrice, i lati sono 17 e 13, quindi questo qui sarà un 13y e questo qua sarà 17y, giusto? Quindi se faccio 13y più 17y deve fare 21, ok? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che 30y è uguale a 21, semplifico per 3, abbiamo qui 10, 7, y uguale 7 decimi. A è l'area di quello grande, rispetto ad A qual è l'area di questo? È così la domanda. C'è un teorema di trigonometria, qui dalla quarta in poi, che vi dice questo, vi dice,
l'area del triangolo CDE, che chiamo A, è uguale a un mezzo per il lato CE, che in questo caso è 21, per il lato DE, che in questo caso è 17, per il seno dell'angolo alfa, dove alfa è quest'angolo qua. Va bene? E questa qui è l'area grande del triangolo CDE. L'area invece che mi interessa, cioè l'area del triangolo azzurro, diciamo questo, è dato da un mezzo per, questo qui è un 17y, ok, per 21x, per ancora il seno di alfa. Siete d'accordo? Se adesso facciamo questo trucchetto, cioè divido, ambi meglio fare A' diviso A, è uguale a questo diviso questo, ok? Se io faccio A' diviso A, facciamolo qua, A' diviso A, quant'è che mi viene? Guardate, un mezzo li tolgo, 17, 17 li semplifico, 21 e 21 li semplifico, mi rimane una X, mi rimane una Y, e mi rimane sen alfa diviso sen alfa che vanno via, siete d'accordo? Quindi mi è rimasto soltanto x e y, ma x l'avevo calcolato prima, fa un mezzo, y l'ho calcolato adesso che fa 7 decimi, quindi abbiamo 7 ventesimi. Di che cosa? Il rapporto è 7 ventesimi, e allora significa che A' è uguale, quindi A' è uguale 7 ventesimi. Allora, in questo esercizio viene dato un trapezio, non dice niente, quindi il trapezio è scaleno, e vi dà, mi aiutate voi, questo area è 12 millimetri quadrati, questo 24, poi non dice niente e dice di ricavare l'area di ABCD, trovare quest'area. Allora, un'osservazione che sicuramente sfugge è quella che il triangolo ABD e il triangolo ABC sono triangoli, questo simbolino vuol dire equivalenti, che hanno la stessa area. Perché hanno la stessa area? Perché hanno una base in comune e poi hanno la stessa altezza. Quindi stessa base, stessa altezza, hanno la stessa area. Allora guardate bene, se da questi due triangoli che ho scritto tolgo questo triangolino qua, ottengo questi due di triangoli, questi qui, D, A, chiamiamolo O, e C, O, B. Allora cosa vuol dire? Che anche l'area di C, O, B è 24. Adesso guardiamo questi due triangoli qua, D, O, C e C, O, B. Questi hanno, come vedete, una base in comune. Quali sono le altezze? Le altezze di questo triangolo qui, l'altezza di questo triangolo e questo segmento, ho tracciato l'altezza, e l'altezza di questo triangolo e questo segmento qua, mettiamo che sia magari esterna, non importa, comunque è questa. Questa è l'altra altezza. Attenzione bene, se hanno un lato in comune, una base in comune, e quest'area è doppia di questa, come sono le due altezze? La base è la stessa, l'area è doppia, le altezze saranno una al doppio dell'altra. Questa qui è un 2x, mettiamo, e questa qui sarà x. L'altezza è una doppia dell'altra. Quindi abbiamo che questo lato qui, da D a O, questo, è la metà di questo lato qui. Siete d'accordo su questo? Guardate i due triangoli con i lati blu e verdi. Sono triangoli simili, perciò se l'altezza è doppia sarà anche il lato doppio. Ci siamo? Quindi qua sarà un 2, mettiamo K, e questo qui sarà K. Ok? Allora, ulteriore passo. Noto anche che sono simili i triangoli A, B, O e O, D, C. Questo è facile vedere che sono simili. Basta vedere degli angoli alterni interni, tipo questi due e poi questi angoli opposti al vertice. Abbiamo due angoli uguali, quindi i triangoli sono simili. Quindi noi abbiamo triangoli simili con costante di similitudine uguale a 2.
Ok? Quindi, se i lati raddoppiano, le aree come diventano? Raddoppiano? Dimezzano? Vabbè, no, se lo guardo al contrario, però, se questo lato è doppio di questo, l'area di questo qui com'è rispetto a 12? È sbagliato dire il doppio, se raddoppio il lato raddoppia l'area. È quadruplica, quindi questo sarà 48, 12 per 4. Facciamo la somma e abbiamo l'area è uguale a 108, vabbè, millimetri quadrati. Determinare tutti i numeri primi P, tali che il polinomio P di X, che è uguale a X quadro meno 43 meno P X più 5P, abbia due radici intere positive, P è un numero primo, indicare come risposta la somma dei suddetti numeri P. A 1 è primo? No, 1 non è primo, da 2 in poi, quindi 2, provo con 2, 3, 4. Risolvo l'equazione e vedo, troverò dei valori e queste radici intere positive, se sono radici intere positive, sommerò poi i numeri primi. Capite che il procedimento è lungo da scrivere. Allora, cosa vi conviene fare? Dire che le radici sono intere positive, cosa vuol dire? Vuol dire che la somma, vi ricordate la formula della somma di radici? Meno b fratto a. Quindi in questo caso è 43 meno P. E invece il prodotto quant'è? C fratto A. Bene. Ragioniamo un attimo. Se le radici sono positive, la somma deve essere positiva e il prodotto? Negativo. No, scusa. Positivo, no? Allora, risolvendo queste due disequazioni, questo sistema, diciamo, cosa abbiamo? Abbiamo che P è compreso tra 0 e 43. Delta, giusto, è maggiore di 0. Quindi io dovrei calcolarmi il delta, che è questo, no? Meno 20P. E scrivere che questo delta è maggiore di 0. 13. 15. No, ma 15 no. 17, 19. Ok. Allora, provate questi. Ne vengono fuori che due vanno bene. Li provate a sostituire al P dell'equazione. Al P. E guardate quando vengono soluzioni intere. Cosa vuol dire intere? Che se fate il delta vi viene un quadrato perfetto. Quindi quando il delta vi viene un quadrato perfetto, dite va bene, quindi non è necessario che troviate le soluzioni. Prendete i due numeri primi che avete, li sommate e troverete. Come vedete, facendo i calcoli, qui abbiamo un quadrato perfetto per P uguale a 7 e qui per P uguale a 19. Allora 19 più 7 fa 26 e quindi abbiamo trovato la risposta. Grazie a tutti per l'attenzione e buona gara.